Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo dell'acclimatazione dei pesci, di come la facciamo noi in azienda. Oggi è arrivato un carico di pesci nuovi che verranno prima di tutto controllati. Noi controlliamo ovviamente che siano arrivati vivi in ogni singolo sacchetto, ovviamente vanno controllati in modo tale da comunicare nel caso in cui fosse successo qualcosa di inaspettato, che è successo. Qui potete vedere che stanno benissimo, sono molto sani, l'acqua è molto limpida, quindi vuol dire che sono stati spediti nel modo corretto e sembra anche che siano molto tranquilli questi tre esemplari che vi ho fatto vedere in mano, proprio dentro al sacchetto. Adesso li spostiamo dentro a una bacinella dove avverrà l'acclimatazione. Acclimatazione goccia a goccia, che è molto più delicata di qualsiasi altra acclimatazione. Noi non metteremo mai un sacchetto direttamente dentro alla vasca per una questione di sbalzo di temperatura. I nostri pesci si rilassano, hanno tempo per nuotare e per ossigenare le loro branchie, che dopo un trasporto bene o male di un paio di giorni sono stati in un'acqua che era più ricca di CO2, quindi hanno bisogno di ossigenarsi, ma deve essere un processo abbastanza lento in un'acqua che arriva un pochino più fredda rispetto a quella delle nostre vasche. Qui potete vedere che abbiamo preso anche degli invertebrati che verranno acclimatati in un modo totalmente diverso, sempre goccia a goccia ma con delle metodiche differenti, e saranno tenuti anche in altre vasche ovviamente. Ma torniamo ai nostri pesci. L'acclimatazione dura all'incirca 3 o 4 ore, dipende poi ovviamente dalla differenza di temperatura che ha l'acqua di arrivo con l'acqua delle vasche, e dà il tempo ai pesci di trovare la loro tranquillità. Vengono anche alimentati nell'acqua di trasporto se non è sporca, e una volta terminate le 4 ore, dopo che le temperature sono identiche, la salinità dell'acqua di trasporto e quella delle vasche è la stessa, vengono trasportati nell'acquario trasferiti, ovviamente con varie metodiche. Successivamente vi è l'osservazione e il mantenimento. Noi osserviamo ogni singolo esemplare che arriva in modo tale da assicurarci che questi non presenti malattie, come ad esempio micosi, che possono arrivare dalla cattiva acqua di trasporto a volte, o odinium addirittura, che sono una piaga, diciamo, dell'acquariofilo medio, che si ritrova poi tutta la vasca infetta e molti pesci muoiono a raffica proprio per questa malattia, cosa che in questo caso noi non abbiamo riscontrato. Ovviamente l'acqua poi viene filtrata nella maniera adeguata. Qui potete vedere che abbiamo provato ad affiancare un leucosternon con un nigricans, cosa che di solito non si fa, però vediamo, sembra che vadano abbastanza d'accordo, che siano solo esclusivamente scaramucce, di solito sono molto più aggressivi fra di loro. Qui possiamo osservare un Nemateleotris decora, caratteristica la linea lilla che passa dalla testa fino a tutto il dorso, fino alle pinne caudali, che è un pesce particolare, a me personalmente piace molto. Qui invece possiamo vedere l'Oriculus vicino ad un Oxanthurum che inizia a beccare un pochino in giro, ciò significa che hanno fame, infatti verranno alimentati a breve. L'obiettivo nostro è quello di abituarli al secco. Il l'Oriculus è abbastanza difficile da abituare al secco, infatti si consiglia anche la presenza di una vasca abbastanza matura, dove potrà trovare abbastanza microfauna di cui nutrirsi. Qui passiamo a vedere un'altra specie, che sono i Chromis viridis, specie molto resistente, adatta ai neofiti, ma in realtà a tutti, perché comunque danno molto movimento alla vasca. Al pari dei pesci pagliaccio come, diciamo, come facilità, ecco, di allevamento. Si adattano a mangiare bene o male tutto, ma proprio tutto. Qui un Desjardini e uno Pseudianthus pulcherrimus. L'ultima fase, nonché più importante, che fa la differenza in ciò che facciamo noi, è abituare i nostri pesci al mangime secco, in modo tale che a casa vostra, nei vostri acquari, siano già un passo avanti rispetto a quelli non acclimatati in questo caso. Perché non tutti i pesci, quando arrivano, mangiano secco, sono abituati a mangiare mistis o vivo o congelato, e non è facile poi abituarli a questo tipo di mangime, che poi in realtà è abbastanza completo, nel senso che li mantiene sani se scelto nel modo corretto. Ovviamente un canturide avrà bisogno di un mangime secco di un determinato tipo, un centropige
come questo qua, avrà bisogno di un mangime secco di un altro tipo. E vi ricordo che ogni animale ha la sua fisiologia che va rispettata, quindi ogni volta che inserite un animale, questi dovrà avere uno spazio pensato nella vostra vasca proprio per lui. Siamo così giunti alla fine di questo nuovo video, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia interessato. Vi ricordo che ci trovate su tutti gli altri canali social. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.